attimo di attenzione. Non si deve fare nulla, invece. Michele, la scuola, chiude la porta. Allora, ciao a tutti. La giornata di oggi è stata organizzata per salutare i nostri amici provenienti da Brema per il progetto P-Age, che è Volunteer Disabled People, che è un progetto finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Loro sono stati qua per 21 giorni a fare del volontariato a noi, e li volevo ringraziare con tutti i soci dell'associazione che sono qui presenti. Grazie veramente. Vi voglio presentare a uno a uno, per favore potete venire. One minute. Monica. Cambio. Raina. Che cosa vuole? Lei si chiama Monica, Altraud e Rainer. Sono tutti e tre partecipanti del progetto Grundiving Senior. Avremmo un pensiero per voi. Bravi, bravi. Dammi la fotografia. Perfetta. È vero, l'ha messo a fronte. Siamo fan di Amiamoci. Allora, ora è venuto il momento che mi fa tanto tanto pena. Devo dire arrivederci, ma posso dire arrivederci perché spero con tutto il mio cuore che possiamo tornare e possiamo incontrarci un'altra volta. La Sicilia era sempre nel mio cuore, ma ora molto molto ancora di più. E sapete perché? Perché ho trovato, e questo lo posso anche dire di Raina e Monica, abbiamo trovato Uniamoci Ondo, abbiamo trovato amici che sono molto nel nostro cuore. Sono state tre settimane di piacere di vedere quanto siete forti, quanto siete bravi, e per questo vorrei fare che avete fatto voi, starci via le mani. Grazie.
Allora, spero anche tanto che qualcuno di voi, o forse anche tutti, se sarebbe possibile, venite a Bremen per trovarci, e posso assicurare che ci sono tante tante belle cose pure a Bremen per farvi vedere. Spero che Davide viene tra poco tempo, anche con sua ragazza, e che alcuni di voi venite. Noi abbiamo pensato che c'è qualcosa per ricordare, e questo angelo a Bremen è molto famoso. Si dice che se uno ha questo angelo a casa porta fortuna e è un modo di protezione. E noi abbiamo detto che è una cosa bella per le mamme, per la mamma di voi, allora dei ragazzi, che fanno tanto per i ragazzi, e per questo, questo angelo per la mamma. Grazie. E questa per la mamma che sta, no? Un angelo. Vediamo l'angelo. Bello, un amore. Penso che è per le donne. Okay. E per questi che forse vengano a Bremen, abbiamo questo bello libro per farvi vedere quanto è bella Bremen. Allora c'è il Rolando. Rolando è il simbolo della libertà. C'è i musicanti di Bremen, che sono anche molto importanti. Allora venite per vedere. C'è pure il carnevale a Bremen, è una bella festa. Non c'è il carnevale ad agosto o a luglio, ma c'è a febbraio o anche a marzo. Allora se venite nell'inverno è anche bello. Poi ci sono tante belle strade per vedere. C'è un fiume che si chiama Weser. Guarda Gianluca, una volta devi venire con me con questa nave. Dice già Ia, perché ha studiato un po' in tedesco. C'è il centro storico a Bremen che si chiama Schnorr. E se noi andiamo al Schnorr, io penso che possiamo andare con tutte le carrozzine, perché non ci sono i marciapiedi, ma le strade sono abbastanza grandi e non c'è traffico. Poi c'è il mulino. Rosalino, anche tu devi venire. Ci sono musei, la stazione centrale, c'è un porto e ci sono tanti giardini belli. C'è altro? C'è anche il Freimarkt. E penso a certi posti possiamo andare anche a voi. Allora, questo libro spero tanto che vieni. Qua abbiamo preparato una torta tedesca.
però non è dolce questa torta, è una specialità di Bremen, di Germania, e spero tanto che vi piaccia. Grazie. Allora, perché abbiamo portato il vino di Bremen e anche una cosa siciliana e zipsica. Fanno parte dell'associazione importante. Fanno parte dell'associazione importante. L'hanno finito ancora. I musicanti di Bremen, e per loro c'è anche la favola. E questo è per uniamoci onnibus. Grazie. Allora, ancora una volta, mille grazie per tutto quello che avete fatto per noi. Siamo rimasti contentissimi. Palermo rimane nel nostro cuore e specialmente uniamoci onnibus. Grazie Davide, a te, tu hai fatto tutto che è possibile. Ho imparato una cosa molto importante per la mia vita, la frase non è possibile, non esiste, non c'è. E questo è molto importante. Grazie a voi, Eleonora e Maria Sole. Avete, anche voi due avete fatto tante, tante belle cose per noi. E grazie. Grazie a voi, perché il vicepresidente è molto importante. Non ti montare la testa. Va bene. Con queste tre settimane non finisce, perché noi facciamo il Facebook e mandiamo le email e telefoniamo e siamo sempre accanto a voi. Grazie. Che fanno nell'associazione, sono tutti buoni. Ah, bello. No, non ci si con dei video dell'associazione. Oh, no, per i nostri, quelli nuovi, però sicuramente per il prossimo mese avrete tutte le cose. Quella che mi ha dato la Gianluca l'ho fatto già vedere ai miei amici qui in Sicilia e sono rimasto veramente contento di sentire che c'è una cosa così importante qua in Sicilia. Speriamo che continuiamo a migliorare. Sai che ufficio macchine di sale? Facciamoci una fotografia tutti insieme, sì. Mettiamo dall'altro lato, ormai. Questo...